Ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. L'ultima volta abbiamo iniziato la nostra avventura in Monster Hunter Guys, abbiamo esplorato un pochino il piccolo villaggio di Kamura, di cui noi siamo l'unica cacciatrice, questa cosa non me la ricordavo. L'ultima volta abbiamo visto come funziona la barra delle azioni, vi ho spiegato brevemente come funziona il setto filo, che sarà una meccanica che ci salverà più volte la vita durante i combattimenti, già ve lo dico. Ho cambiato l'arma che ci aveva dato all'inizio e mi sono messa ovviamente i falcioni, che in questo caso è il falcione Kamura, che vedete che è sulla schiena. Ci hanno spiegato un po' come funziona il mercato, come funziona la forgia, come funziona questo e quell'altro. E adesso per questo episodio avrò intenzione di vedere la piazza compagni, dove magari si possono reclutare nuovi compagni durante i combattimenti, ma già ve lo dico, terrò sempre Francesco e Lee, che sono i miei due compagni che abbiamo appena creato a inizio episodio scorso. E poi per questo poi avevo intenzione di dare una letta alla voce personaggi in info cacciatore, poi volevo farvi vedere le note di caccia e per finire avevo intenzione per questo episodio di fare una missione o due, così per entrare finalmente nel vivo del gioco. Ovviamente la prima che faremo sarà la missione tutorial, in cui ci spiegando un po' i comandi di gioco, il combattimento durante le cacce. Ma più volte vi salterò i tutorial scritti perché ve li spiegherò io durante il gioco. Shigubei, il compagno esperto. Che nome Shigubei? Miau, ben trovata! Io sono Shigubei, gestisco la piazza compagni, benvenuta! Ora che sei la vera cacciatrice, permettimi di accoglierti in piazza compagni. Yori, l'assistente dei compagni, che è nipote del Fabio, ti spiegherà tutto quello che c'è da sapere sui compagni. Se ingaggi un compagno, avrai un partner di calcio fidato con cui affrontare qualunque miauzione. Kogarashi, capofena nel miau yoga della gestione di miaucenari, mentre sei a caccia per fidare alla ricerca di materiali e compagni in attesa. Questo traghetto porta all'area di addestramento. Cosa? Non vorrei battere la fiacca solo perché ora sei la cacciatrice. E rondine la mercata che viene da fuori Kamura. Ogni buon cacciatore ha bisogno di buone scorte e qualunque esperienza cerca è probabile che lei ce l'abbia. Qui troverai la bacheca compagni, dove potrai gestire i tuoi compagni. Ce ne sono altri in tutto il villaggio, forse ne hai già vista una. Se ingaggi, come la cassa scorta che sta ovunque. Se ingaggi dei compagni da Iori, potrai gestirli qui. Comunque, qui i compagni si spaccano ancora tutti i giorni per migliorarsi e diventare più forte. Più forti. Questo è tutto, se vuoi informazioni dovrai parlare con ognuno di persona. Ok, non leggo perché ci ha spiegato già tutto lui. Qui ci sono Francesco e Lee, che voi ragazzi non vi piazzerò mai con nessuno. Io finirò il gioco con voi due, ve lo dico, e giocherò sempre con voi due. Parliamo poi con Yori, dai, facciamo una chiacchierata con tutti. Ehi Giada, ho saputo che sarà cacciatrice di Kamura, congratulazioni! Benvenuta ai tuoi compagni, qui potrai ingaggiare compagni fidati che ti accompagneranno durante la caccia. Ci ho pulito il naso. Sono fantastici, non vedo l'ora di seguirti nei terreni di caccia. Se ti serve qualcosa riguardo i compagni, rivolgiti a me, ok? Poi qui c'è, come si chiamava lui, Kogarashi. Bene, bene, Giada, sei una cacciatrice ora. Congratulazioni. Io sono Kogarashi, sono il capofrena di qui a Kamura. Anni fa ero il compagno frena di Fuga e l'anziano. Abbiamo cacciato spesso insieme. Ora sono a capo dei miaucenari. Se vuoi saperne di più sui miaucenari, fammi tutte le domande che vuoi. Mi auguro che la nostra sia un'alleanza durevole. Certo, scontaci. Parliamo con la mercante. Qui c'è l'area addestramento, ma non la vedrò mai l'area addestramento perché non mi serve. Rondine poi. Buongiorno, sono la cacciatrice di Camuro, non è così? Perdona l'intrusione, io sono Rondine, al tuo servizio. Come puoi vedere, sono una mercante che viaggia per mare dalla terra lontana. Ho deciso di stare qui durante uno dei miei viaggi per fare scambi commerciali con la gente di questo meraviglioso villaggio. Il commercio è un'attività mirabile, non trovi? Consente a popolazioni e culture diverse di incontrarsi. Che meraviglia! Ci potrebbe voler ancora un po', ma prima che io possa aprire un negozio. Ma vieni a trovarmi quando vuoi. Arrivederci, torna pure se desideri scoprire le meraviglie dei viaggi del commercio. Ok. E dovrò aver visto tutti quanti, quindi montiamo in groppa il nostro Francesco. E andiamo a vedere nel menu qui tutto questo lavoro. Ho messo appetito. Ok, no,
Ora, qui ninfo cacciatore. E vabbè, cosa fai? Ok, scegliamo un attimo da Francesco. Andiamo a vedere qui ninfo cacciatore. Allora, villaggio, piazza compagni, va bene. Io volevo vedere abitanti di Camuro, questa voce qui che mi interessava. Vediamo un po' di dare una letta a tutte queste voci che sono intanto che le descrizioni dei personaggi. Tanto vale, dai una lettina. Camura, prima descrizione di Camura però. La tua amata città, nota per le sue forge e acciaierie. L'acciaio e le armi di altissima qualità prodotte a Camura attirano i cacciatori da tutto il mondo. Molti turisti vengono a visitare le sue bellezze naturali. La posizione remota ha permesso lo sviluppo di una cultura unica e di rare tecniche di caccia. Poi, io, cacciatore cresciuto a Camura, cacciatrice in questo caso, cresciuta a Camura è considerata una di famiglia da tutti. Celebre combattente senza eguali, usi le armi con grande maestria. Hai superato il duello estremamente di Fugen e del maestro Tsushi, ottenendo l'ammirazione di tutti. Nel villaggio sei un esempio, quindi accetta più missioni possibili. Ok, sono un punto di riferimento. Cioè, abbiamo qui già un peso sulle spalle, già inizio gioco, siamo una figura di riferimento. Fuga l'anziano, leader stimato di Kamura, dalla determinazione contagiosa, riesce a trasmettere passione ed entusiasmo con le sue parole. Un tempo si occupava di caccia e il suo nome era ben noto, per questo si aspetta grandi cose dai giovani cacciatori come te. Poi, Hino, la missionatrice, giovane wyverniana che lavora come receptionist a Kamura. Con la sua gentilezza e il buon umore lega tutto il villaggio. Siete molto amici ed è stata una dei tuoi più grandi sostenitori durante il tuo addestramento. Adori Dango Coniglietto, una specialità di Kamura che compri in quali gran quantità ogni giorno. Poi Kagero, il mercante, uomo wyverniano che gestisce il mercato di Kamura. Pur essendo un venditore navigato, apprezza Kamura che ha scelto come sua base. Nessuno sa che aspetto abbia perché nasconde il suo volto dietro un velo. Il suo passato è avvolto nel mistero e ne sembra contento. Ok, poi Yomoji, la chef, giovane che gestisce la casa da tè, sempre allegra e piena di energia, vende il piatto tipico del villaggio, il Danko Coniglietto. Continuando a parlare di Danko, comincia a venirmi fame. Non smette mai di dare nuove prelibatezze, nonostante i continui fiaschi, ed è sempre alla ricerca della ricetta perfetta. Assicurati di fare scorte di Danko per andare a caccia, tranquillo. Tra l'altro, una cosa bella della cucina. Avete presente che in Monster Hunter World c'era il filmatino bello dei Fennec che cucinavano? Qui c'è addirittura la canzone dei Dango, ma c'è che roba, a me una volta la dovevo ascoltare. Poi Hamon, il Fabio, gestore della forgia, parla poco e pensa solo al suo lavoro, anche se può sembrare scostante, non lo fa per cattiveria, con cattiveria. È un abile forgiatore in grado di trasformare qualsiasi materiale in strumenti di assoluta devastazione. Se hai bisogno di equipaggiamento, vai da lui o da uno dei suoi apprendisti. A volte tagli un po' perché altrimenti sono iper ripetitivi. Comizio la golosa, la ragazzina che vende mele caramellate, mi ama molto Yomoji e lavora sodo per emularla. Le sue mele caramellate sono rinomate per la loro dolcezza, quanto lo sono i Dango Coniglietto per la loro bontà. Gentile e graziosa fa di tutto per aiutare gli altri, è amica di Seiaku da quando erano piccoli. Poi c'è Hojo, il capo della gilda, personaggio rispettato persino da Fugen. Gestisce la gilda dai cacciatori alla base di caccia e ne supervisiona le missioni. Sorride sempre ed è pieno di giovialità senile. Lo si sente spesso ridere alla base, tratta il giocatore come un nipote e ha piena fiducia nelle sue abilità di cacciatore. Perché? Minoto la receptionist, che è l'altra gemella, giovane guyverniana che lavora come receptionist al banco delle missioni della base di caccia. Sempre fredda e composta, ma ha un grande cuore ed è molto timida. Gli abitanti del villaggio la conoscono bene. Ammira molto sua sorella maggiorina e spera spesso di poter essere come lei. Io pensavo fossero gemelle, in realtà sono rispettivamente Hinoa, sorella maggiore, e Minoto minore. Ok. Vabbè, le ho confuse per gemelle perché i wyverniani hanno una crescita più lenta rispetto agli umani, sono praticamente degli elfi, i Monster Hunter, quindi hanno un'aspettativa di vita molto più lunga e quindi ci sta che magari, anche se hanno un'età diversa, abbiano lo stesso aspetto perché entrambi sono comunque giovani, ci avranno comunque almeno un anno di differenza secondo me. Comunque, Maestro Tsushi, un uomo alla base di caccia che fa da mentore ai giovani cacciatori, assegna le missioni arena. Ti ha insegnato molto di ciò che sei sulla caccia. Ah, a proposito di missione arena, non appena ce ne dà una, andiamo subito a darci un'occhiata per vedere un po' come sono. Il suo dinamismo è fonte di ispirazione, anche se a volte è eccessivo. È in grado di imitare i ruggiti dei mostri e creare maschere con la loro fattezza. Ok, pure un artista. Poi Kogarashi, il Feren di prima che abbiamo visto. Un Feren che gestisce i Miao Cenari alla piazza compagni. Molti anni fa era il compagno Feren di Fugen.
è ancora molto abile e rimane in grado di dare una lezione ai giovani principianti del villaggio. Calmo, stoico e dall'aria maestosa, che non si vede perché c'è la lemo, è rispettato da umani e felini in egual misura al villaggio. Poi Iori, l'assistente dei compagni. Ragazzo che lavora e trova compagni in piazza compagni, adora i compagni felini e si diverte a passare tempo con loro. La stima è reciproca, si impegna molto ad addestrare i compagni, aiutando a riconoscere i propri punti di forza per sfruttarli al massimo, facendo del loro meglio. È il nipote di Amon. Ok, utile. Poi Gondine la mercante, donna che scambia merci in piazza compagni, è venuta a camminare sulla nave dalla terra lontana. Il sospetto elegante e raffinato non si addice alla mercante, parlandole si ha l'impressione che nasconda qualcosa. Apprezza molto Camus, sembra in fin dei conti una persona simpatica. Poi Gospo meccanico, enorme congegno a forma di Gospo nella rete d'addestramento. I suoi meccanismi aiutano i cacciatori ad allenarsi con le armi. Un altro modello simile si trova nella piazza compagni per gli aspiranti compagni Feren. Ah, è quello che abbiamo visto prima, quindi. Amon li ha creati grazie al suo ingegno e alla sua esperienza di caccia. Perfetto. Dopo questo direi che abbiamo visto tutto. Ah, devo farvi vedere come sono strutturate le note di caccia, che il Monster Hunter World è alla voce in cui tu devi vedere informazioni su mostri grandi, piccoli, fauna endemica e, da quanto vedo, al momento mostri grandi e mostri piccoli sono voci bloccate perché non abbiamo visto nessuno. Vabbè, direi che finalmente possiamo iniziare a parlare con i no ed entrare nel vivo del gioco. Oh Giada, hai già completato la registrazione del cacciatore? Benissimo! Prima ho preso il tuo gufufo da Gufuga l'anziano. Com'è carino, ti piacerà? I gufufi come compagni ti aiutano ad altre missioni, ma a modo loro. I gufufi sono creature molto amate a Kamura. L'anziano del villaggio ti ha affidato un gufufo di cui prenderti cura come se fosse un animale domestico. Sono chiave dalla palazzo e verrà a posizionarsi sul tuo braccio. Se vede appena un simbolo quando è gufufo sul braccio, premilo per farlo volare. Potrebbe accadere qualcosa. Nota, questa funzione è disponibile nel multigiocatore, ok. Il menu mascotte può essere aperto quando hai gufo sul braccio che può cambiare abiti e nutrire il tuo amico. Se gli dai da mangiare ti darà il benvenuto al tuo rientro nella missione. Nota, il gufo va a cogliere il multigiocatore. Via gufo in pratica. Che dici da un nome al tuo nuovo amico più matto? Mi chiedi un nome da dare a tutti quanti. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo... un gufo? Lo chiamiamo... Siccome è un gufufo, ed è un gufo, lo chiamo gufo, perché non ho fantasia. E anche perché penso che sarà grazie a lui che durante le cazze vedremo già da subito le icone dei mostri sulla macchina, sulla mappa in basso a sinistra, perché la mappa sta in basso a sinistra. Quindi ci sta il nome gufo perché guferà, tra virgolette, già la posizione dei mostri sulla mappa. Ecco, quindi non mi è azzeccato, gufo per un gufufo. Anche se è una fantasia, però ok. Dato che la mia sorella è impegnatissima, ora sto io a parlarti delle missioni. Ora che sono la cacciatrice dovrei completare le missioni che il minato ti segnerà nella lista delle missioni. A quelle di queste, le cosiddette missioni chiave, sono assegnate dalla Gilda. Se decidi di completarle e completare le missioni chiave, la Gilda dei cacciatori ne terrà conto. Ah, un'ultima cosa, tieni, prendi questo fioretto fatto da me Minotto. Come saprai, i floretti, sono amuleti protettivi realizzati con una pietra deposta a Gamigaddia. Il pane trasportato dagli spiri uccelli potenzierà il floretto, rafforzando le tue abilità. Fai attenzione, è un tipo di ciondolo il floretto in Gamigaddia intrecciate. A Kamura vengono tipicamente indossati dai cacciatori. È possibile equipaggiarne solo uno alla volta. I floretti assommano il pane degli spiri uccelli che incontri durante la missione, il che ti permette di ottenere buoni di stato speciale. Praticamente sono dei amuleti che aggiungono alla tua barra vita e alla tua barra resistenza un pezzo vuoto che si riempie quando tu incontri un pochino, che si riempie un pochino quando tu incontri degli spighi uccelli di un certo colore. Se incontri degli spighi uccelli verdi, ti riempio di tot un pochino quella barra, quindi ti allunga un pochino la barra vita. Se invece incontri quelli gialli, se sbagli, ti allunga la resistenza. Se invece incontriamo il spighi uccello arcobaleno, che però non si incontra quasi mai, infatti se ci sono le missioni speciali, chiamiamole così, si riempie automaticamente tutta la barra vita, assieme appunto alla barra extra e anche la barra resistenza nella stessa maniera. Perché avrai offerta dalla cassa oggetti, va bene. Oh, credo che Minato stia per completare il suo rapporto. Io devo tornare al lavoro, quando sarai pronta vieni da uno di noi due per richiedere una missione. Aspetta, dove vai? Devo pr... Oddio, c'è il postino. Aspetta, dove vai? Devo prima presentarmi. Oh, miau, Giada! Complimenti per essere diventata una cacciatrice!
Se decidi di affrontare una missione in base di caccia, io scendo il postino, ho delle informazioni di mia olti portati da darti. Da lui ragazzi scarichi il evento. Dico subito. Devi venire da me per incontrare i tuoi amici cacciatori, non fare la timida. Credo sia tutto, è l'idea della caccia ai mostri. Ok, perfetto, qui ci sono le varie missioni evento. Allora ragazzi, da lui si scaricano le missioni evento quando escono. E una volta che le hai scaricate, le missioni evento, le puoi giocare quando vuoi. Solamente che possiamo giocare solamente da Minotaur. Solamente interagendo con Minotaur alla base dei cacciatori. Dai no, possiamo solamente fare le missioni di basso grado. Stavi prendendo la base di caccia per mettere insieme al gruppo dei cacciatori? Beh, a questo proposito, delle pessime notizie da darti. Vedi, quando la fuga è vicina, il cacciatore è proibito ad avere la camura. Quindi, al momento, potete avere tutti i giocatori, è impossibile da utilizzare. Allo stesso modo, i cacciatori esterni non possono accedere. In altre parole, camura offline. Se vuoi creare un gruppo, c'è un mio messaggio speciale che posso inviare per invitare i cacciatori esterni. Se invio quel messaggio, Kamui risulterà online e i cacciatori potranno accedere. Non chiedermi come funziona. Guarda, io non lo voglio sapere perché io gioco sempre offline. Quindi Kamui va sempre stato offline. Non l'ho ancora capito nemmeno io. Ha qualcosa a che fare con delle reti? Forse una pesca? Come aunque! Quando vi passare la modalità online oppure offline, vieni da me. A proposito, Minotaur ti ha già parlato delle missioni online? L'ha fatto? Allora puoi andare in mia uscita con la cacciatore quando vuoi, provaci quando sei pronta. Ragazzi, sono già il fiatone a furia di leggere tutti questi dialoghi che manco fosse. Veramente mi mancava il gameplay su Monster Hunter, ma mi ero dimenticata quando mi spaccavo la gola per leggere tutti i dialoghi. Finivo stremata con il fiatone alla fine degli episodi. Oh già, ci sono i nuovi contenuti aggiuntivi per te. Ok. Sì, va bene, non sto a leggere. La stanza, sì, da qui. No, va bene, ragazzi, non sto a leggere. La cosa che mi interessa soprattutto sono i contenuti aggiuntivi. Qui, ragazzi, possiamo scaricare tutte le missioni evento che arriveranno mano a mano nel gioco. Vedete, queste qui sono tutte le missioni evento che finora Monster Hunter Rise abbia mai visto. Le possiamo scaricare tutte. Una volta che le abbiamo scaricate, le possiamo giocare quando vogliamo. Roba bellissima. Vai, scarico tutto, 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 tutto. Tutto, tutto, prendi tutto. Ok, ho preso tutte le missioni. Perfetto. Dopo questo rapido scaricamento di tutte le missioni evento che sono arrivate fino ad adesso su Monster Hunter Rise, direi che possiamo parlare con. Allora, possiamo parlare con i due missionatrici. E con Minoto la receptionist, andiamo qui a parlare con Minoto, dai. Da due progressi, progresso villaggio e progresso base. Prima faremo, dovevo fare prima il progresso villaggio per poi iniziare effettivamente il progresso base, però al momento dobbiamo un attimo parlare qui con Minoto per vedere l'introduzione alla base di caccia. Ti stavo aspettando, come avrai già capito per le missioni base di caccia devi rivolgerti da me. Le missioni di base di caccia sono pensate per gruppi di cacciatori. Le missioni verranno classificate a livelli indicati da una stella, due stelle e così via. Il numero di stelle indica la difficoltà, ovviamente. Il livello di difficoltà delle missioni da 1 a 3 stelle sarà basso, mentre da 4 stelle a 7 stelle sarà alto. Mentre nel villaggio saranno sistemate in una maniera diversa. Infatti, ora che ci penso, tutte le missioni del villaggio saranno di grado basso, però considera fino a 6 stelle grado basso, una roba del genere. Di sicuro ti ci vorrà molto per riuscire ad affrontare missioni di livello alto, almeno così dice no. Il tuo grado cacciatore, altrimenti detto GC, determina quelle quali missioni puoi accettare qui alla base, che però rimarrà bloccato il grado cacciatore fino a fine modalità storia. Solo una volta completata la modalità storia potremo liberamente salire di livello quanto vogliamo. Se hai un grado di cacciatore 1, puoi accettare missioni una stella con un 2, quelle di 2 e così via. Per migliorare il tuo grado, bene, parleremo più avanti, però penso solo a dare il massimo, infatti. Ah, lascia che ti dia qualche informazione in caso volessi partecipare a una missione con altri cacciatori. Puoi controllare le missioni disponibili e i loro dettagli nella bacheca delle missioni. Una volta accettata la missione, vai a portare le missioni per iniziare la caccia. Ah, come ho detto prima, le missioni base di caccia sono pensate per gruppi di cacciatori, gruppi di 4. Tuttavia, se hai fiducia nelle tue abilità, puoi anche provare a affrontare senza alcun aiuto. Tanto i punti vita dei mostri vanno in base a quanti giocatori stanno giocando. Quindi, se quando giocano in 4 il mostro ha 40.000 punti vita, da solo, ovviamente, se tu giochi solo, se giochi solo tu, ne hai 10.000 di punti vita, ovviamente, ma sono stronzi. Al primo piano trovi l'area preparativa. Vi ricordo che la buona caccia inizia dalla buona preparazione. Mi sembra aver detto tutto.
Magari più tardi chiederei no per vedere se mi sono dimenticato qualcosa. Comunque però inizio dalle missioni di una stella. Buona fortuna. Ok. Questa parla con una delle gemelle. A base di caccia per accettare la missione. Va bene, sì. Sì. Allora adesso vi spiego tutto io, ragazzi. Allora, tanto qui vedete che. Allora, ci sono le varie missioni. Che però non faremo per il momento. Ma lo faremo le missioni della base di caccia. Le faremo una volta che avrò completato tutte le missioni di modalità storia del villaggio. Ecco. Comunque sapete questo: qui ci sono le varie missioni. Qui ci sono le missioni lento. Qui ci sono le missioni di base di basso grado. Qui ci sono gli obiettivi secondari. Praticamente tu durante delle cacce puoi assegnarti degli obiettivi extra. E se tu li completi, ti darò delle ricompense la prima volta che interagisci con o in o minoto, insomma, senza la missione. Quindi, tipo qui vediamo che posso fare quelle missioni secondarie, la raccolta ossa, la raccolta minerale, la raccolta funghi. Beh, io direi di. Ecco fatto. Questa roba. Ehi, campionessa, attenzione, c'è già qualcosa, una missione secondaria per noi, Utsushi. Ehi, Giada, la mia leva preferita. Ma guarda, ti sei ufficialmente la cacciatrice di Kamura. Pronto a gettarti nella mischia? Sai, non mi occupo solo dell'allenamento dei cacciatori. Affido anche missione arena. Qui puoi accettare due tipi di missioni. Missione arena e missione sfida. Sono due tipi di missioni speciali, ideali per affinare le tue abilità. Saranno disponibili man mano che complete le missioni di caccia e ottieni nuove abilità. Quindi, con quante vuoi cominciare? 10? Scherzavo. Forse sono qui tanto intanto. Dai un'occhiata, sono curioso di vedere come te la cavi. Ok, ragazzi, non ricordavo che. Allora, intanto che vediamo che nella base rimangono qua 4 missioni chiave da completare. Allora, ragazzi, fondamentalmente questo è quello di cui parlavo quando dicevo che in questo gioco hanno fuso insieme delle meccaniche di World e delle meccaniche delle vecchie generazioni. Perché nelle vecchie generazioni di Monster Hunter tu andavi avanti facendo tot missioni prima di arrivare a fare la missione principale che effettivamente ti portava avanti nella storia. Le missioni che ci permettono di sbloccare, la missione che ci permette di andare avanti, quindi in altre parole di salire al grado successivo di difficoltà delle missioni, sono le missioni chiave. Quindi noi nella lista delle missioni avremo delle missioni, che solitamente sono le prime della lista, con al fianco il simbolo tipico della Gilda, quello rosso, avete presente? Quello che c'è anche in Monster Hunter World. Completando quelle si completa la lista delle missioni chiave richieste e una volta che completate il numero di missioni chiave richieste, si sbloccherà la missione di un grado di difficoltà più alto rispetto a quelle che abbiamo, le missioni chiave che abbiamo affrontato. Una volta completata la missione, che se non sbaglio si chiama missione urgente, proprio come in Generation Ultimate, potremo sbloccare il grado di difficoltà successivo. Ora andiamo a parlare qui con Inoue e finalmente entriamo nel vivo della caccia. Visto che entro oggi facciamo solamente la missione tutorial e basta, perché già prima 55 minuti mi sembra di aver registrato troppissimo. Almeno questo episodio vediamo di non sforare troppi 30 minuti, quindi faremo solamente la caccia tutorial. Poi dal prossimo episodio effettivamente inizieremo a fare le cacce e entreremo veramente vivo nel gioco. Ehi, ciao Giada, te la senti di affrontare qualche missione? Beh, ottimo tempismo, c'è una nuova missione per te. Il maestro Tsushi vuole prenderti un po' di addestramento, per un po' di addestramento base. E era così entusiasta di diventare un vero istruttore di caccia. Continuavo a ripetere che voglio sporcarmi le mani. Sembra che ci sia un zampino di fuga dell'anziano, ma mi ha chiesto di non dire nulla. Ho la sensazione che si siano dati un grande affare per sostenere la tua carriera da cacciatrice. Che carini! Ho aggiunto il ricarico di Tsushi alla lista delle missioni. Preparati bene per accettarlo, ok? Quando vuoi cominciare, vai a portare missione. Ora diamo un'occhiata alla lista delle missioni, che è là in fondo il portale di missione. Ecco qua, missione urgente, quindi una missione iniziale proprio che dobbiamo fare. Regole di base. Andiamo alla descrizione. Ehi, campionessa, non sei mai troppo bravo per rivedere le basi. Questa missione ti farà ripassare le regole fondamentali della caccia. Ti aspetto le rovine sacre, a presto! Le rovine sacre sono il primo biome del gioco. Allora, noi sì, dobbiamo teoricamente andare qui all'uscita per iniziare la missione, ma potrei semplicemente anche premere ZR e partire da qua. Però, già che questa è la prima missione, andiamo all'uscita. Per questa prima missione facciamo così, poi dopo per tutte le altre, appena è pronta la missione, premo ZR e via.
Non vado fino in fondo al villaggio. Anche perché anche in Monster Hunter World potrei premere un pulsante per partire. Attenzione! Santuario abbandonato dagli dèi. Ogni bioma ha la sua introduzione. La vostra spaventosa o attanagliata. Non si legge. Qui è tutto in rima. Anche le introduzioni dei mostri ci avranno dei filmati simili. Molto fighi, da un certo punto, per un mio modesto parere. Ehi, campionessa, che si dice? Hai accettato la mia missione, eh? Benissimo. Vieni qui e cominciamo. Ok, vediamo subito che la nota a sinistra ci sta il tempo, ci sta la barra di affinatezza della mia arma, che vedete che è massima raggiunta in giallo, a fianco c'è il simbolo del Kinsetto, perché la peculiarità del falcione insetto è che il tuo amico Kinsetto durante i combattimenti può estrarre delle sostanze dai mostri, e mi pare che per attivare il mirino devo premere ZR, che corrisponde ad R2, e con X lo faccio andare, con A lo richiamo. Adesso arrivo, maestro, arrivo. In alto vedete la barra vita e vedete la barra della resistenza che c'ha. Vedete già che la barra vita e la barra resistenza sono la barra o parte della barra vuota. La parte bianca è quella aggiunta dall'amuleto, mentre la barra della resistenza vedete che c'ha già di suo una parte gialla vuota. Perché già a prescindere la barra della resistenza va sempre caricato un pochino. Arrivo! Congratulazioni, so che tu ce la sai, inizio di una nuova vita! Ehi, vedo che sei pronto a combattere, ma prima che inizi dalla missione devi vedere alcune regole. Iniziamo dal campamento in cui ci troviamo adesso. Questa è la tenda, qui per cambiare equipaggiamento, le armi e organizzare i tuoi oggetti. Tipo in Monster Hunter World, se non vuoi più usare il set attuale puoi modificare il tuo equipaggiamento all'interno. Questa è la cassa scorta e contiene oggetti che possono aiutarti durante le missioni. Ti vengono forniti dalla gilda, quindi prendili pure e usali quando lo ritieni opportuno. E questo è quanto sull'accampamento. Passiamo oltre. Ci vediamo sulla riva del fiume, oltre il dislivello. Se ti perdi, cerca la mia icona sulla mappa. In basso a sinistra, ragazzi, c'è la mappa che vedete che è ricoperta. Va bene, sì. Adesso vi spiego tutto io. Allora, sì, con R scatto. E ovviamente scattando, spreco resistenza in alto. Quella lì è sotto, ragazzi, in basso a sinistra della mappa, e vedete che praticamente è ricoperta del tutto da nuvoline, perché per togliere tutte le nuvoline dobbiamo naturalmente esplorare tutta la mappa a piedi. Qui è la cassa oggetti in cui ci trovo degli oggetti scorta, ovviamente pronto soccorso e reazione scorta. E adesso, visto che so già le cose, direi di chiamare i miei compagni che al momento non ci sono, fantastico. Info cacciatore aggiornati, vabbè, al momento non mi interessano. Una cosa bella di questo Monster Hunter è che ci fa vedere tutta la mappa subito. Oltre al fatto che possiamo girare come vogliamo nella mappa, come in World. Sono qui su queste rocce, ah, eccolo, l'ho visto. E intanto poi dopo ovviamente in giro ci sono i vari oggetti che possiamo raccogliere. E qui c'è anche l'aggiunta degli animaletti, tipo gli spighiuccelli di cui abbiamo letto le istruzioni qualche minuto fa, che ci aiutano durante i combattimenti, cioè ci aiutano, ci dà dei potenziamenti che valgono fino a fine missione. Ehi, campionessa, quassù! Bene, parliamo degli insetti filo. Questi coraggiosi insetti sono fondamentali nella caccia, sono coraggiosi quanto i vecchi insetti. Usali bene e potrai andare ovunque, anche sopra un masso come questo, in un battibaleno. Provaci su! Allora, qui ci fanno vedere subito i comandi. Sì. Lasciamo stare. Ah sì, ragazzi, quando con ZL faccio lo scatto in alto, sì. Li provo a tirare. Prima proviamo di tutti. Ah sì, e poi quando corro, quando poi punto il tizzetto su una roccia, poi il mio personaggio inizia a correre automaticamente sulla roccia e smette di correre quando la resistenza si esaurisce. Questa cosa ci servirà per riuscire a salire in alto nella mappa. Poi tra l'altro il gioco si chiama proprio Rise, Rise significa in inglese ascende, una roba del genere. Infatti tutto il gioco è sviluppato in altezza, si potrebbe dire. Quasi tutto in questo gioco ti punta ad andare verso l'alto, anche la mappa, i biomi, tutto, anche i mostri qua devi sempre andare in alto a volte per combatterli. Ma questi sono dettagli, tutto è sviluppato in altezza, potremmo dire che questo gioco è così. World è sviluppato in orizzontale, chiamiamolo così.
in estensione per quello che vedeva l'orizzonte, chiamiamolo, diciamola così, mentre Rise è sviluppato in modo che tutto sia sviluppato in altezza, e i biomi te lo fa vedere molto bene questa cosa, perché tutti i biomi hanno dei posti molto alti raggiungibili tramite gli sfilo, ovviamente, naturalmente. Ma guardati, è proprio un talento naturale. Comunque si sente che sono un po' stanchina. Ora parliamo dei compagni. Oggi sono qui con noi Flashy, mio compagno Feral, e Gamboli, mio compagno Kenine. Ti danno una zampa in questa parte dell'addestramento. Per prima cosa prova a montare su Gamboli, mio compagno Kenine. I compagni Kenine sono veloci come il vento, se il vostro ti segue è stato sul tuo fedele compagno. Esatto, benissimo, ti aspetto su per il sentiero, vediamoci lì. La cosa bella, ragazzi, dei Kenine è che quando tu sei in groppa a un Kenine, nel frattempo io posso premere L e fare robe tipo questa. Tipo, posso riaffilarmi l'arma, posso curarmi, tutto questo muovendomi, mentre quando sono a piedi devo per forza stare ferma. Se invece sono in groppa a un Kenine, è molto utile questa cosa. Cioè, è molto più utile salire in groppa a un Kenine e poi fare tutte le cose tipo riaffilarsi l'arma, eccetera, eccetera. Perché un conto è quando stai bevendo la pozione che mette tipo sempre muovere, però quando ti devi sistemare l'arma, stai fermo. Se sei nel mezzo di un combattimento, tanto vale riaffilarti l'arma in groppa al Kenine, così almeno tipo continua a muovere ed eviti che il mostro ti colpisca. Ehi, guarda questo spigliuccello giallo. Se lo tocchi ti polline rafforzerà l'effetto del floretto, il portafortuna che indossi. Il profumo del polline avvolgerà il tuo floretto e le statistiche miglioreranno. Miglioreranno, dato che questo giallo aumenterà la resistenza. Gli spigliuccelli di altri colori miglioreranno le altre statistiche. Fantastico, vero? L'effetto dura solo per la missione in corso, ma vale proprio la pena usarli. Ah, quella laggiù è una farfastoffa. Le farfastoffe sono una delle tante creature che incontrerai sul campo. Sono chiamate fauna endemica. La paura è che questi amici svolazzati di fondo può aumentare la tua difesa. Ci sono tanti tipi di fauna endemica che possono aiutarti durante la caccia in modi diversi. Cerca altre forme di fauna endemica per trovare, poi provale per scoprire i loro effetti. Ok, manca poco, seguimi. Ok, quindi. Per lo spigliuccello basta avvicinarci, ecco, e ci hanno allungato la barra della resistenza. Che però per, ecco, riempire bene la barra della resistenza si sa che servono. Bisogna mangiare le razioni, ecco fatto. Qui, ecco, quindi gli spirulcioni basta avvicinarsi, mentre la fauna endemica, tipo la farfastoffa, bisogna premere A. Questo, ragazzi, è l'insetto Flash, l'insetto abbaglio, che già conosciamo da Monster Hunter World perché cercava i mostri. Qui abbiamo i resti di ossa. Ora, sentendo la voce del personaggio, ora che ci penso, effettivamente non era questa la voce del personaggio che avevo dato nel primo salvataggio. Comunque, sempre carina come voce. Ottimo lavoro, campionessa! Hai già imparato a cavalcare i Kenine? Sono compagni molto utili, soprattutto per percorrere aree molto grandi. E puoi anche ordinare di attaccare mentre li cavalchi. Ma i loro attacchi non saranno potenti come i tuoi. Quindi è meglio smontare quando sarai pronta per la caccia vera e propria. A quanto pare ci sono dei mostri nei paraggi. Come vanno la salute e la resistenza? Ricorda sempre di controllare il tuo stato generale quando sei a caccia. Quando sei pronto, via da questa parte, è ora di cominciare. Sì, perché se io premo i comandi di attacco in groppa al Kenine, attacca a lui. Combiscendiamo, ovviamente. Mentre se smontiamo, sto correndo nel frattempo. Se io nel mentre che smonto, sto correndo, smonto saltando. Che altre varie cose. Ok. Aggiungiamo qui il maestro e vediamo di terminare col combattimento. Accidenti, un branco di Uzuchi! Ce ne sono tre, va a sconfiggerli! Non ti attendete solo perché sono piccoli, sanno essere abili e spietati. Ricorda il tuo addestramento e ce la farai. Ora prepara l'arma, piano, e attaccali una alla volta. Mi viene in mente Spyro, in realtà lo Spyro, devo ricordarmi dell'addestramento. Vabbè, vai, continuiamo ad estraggo l'arma. E con X o A attacco. Invece con triangoli, con triangolo, sì, con premendo il mirino e premendo X, armo, attacco con il kinsetto, che serve principalmente per i potenziamenti. Io, come al solito, spero sempre di trovare come si chiama? La polvere rossa dai mostri, che è quella che è segnata dal numero 1, perché è quella che mi permette di fare attacchi veloci.
In questo gioco però, ragazzi, sapete che verso la fine di Monster Hunter World avevo finalmente deciso di giocare potenziandomi solo con la prova numero 1 del kit set, no? In questo gioco vedo sempre di potenziarmi con tutte e tre, perché avere i potenziamenti di tutte e tre le prove del kit set ti protegge sempre dai ruggiti forti, quindi è iper utile. Grandioso, ottimo lavoro, campionessa! Ah, non dimenticare di ricavare materiali dei mostri, puoi usare la forza per varie migliorie. Vieni da me quando hai finito di ricavare i materiali. Ok, adesso. Ecco, sì, ok. Ok, vediamo. Di Zucchi che si dimostra più abile nel muovere la coda diventa Capobranco. Questa è una coda di Zucchi. Poi un'altra coda di Zucchi. Che ha molta fantasia. Sì. Qui miele necessario, fondamentale per fare mega pozioni. Qui c'è un insetto di filo extra che dopo un po' di tempo però se ne va perché è selvatico. Guardiamo subito un'occhiata qui. Qui c'è il cufufo. Sì, passo velocemente solo per togliere i punti esclamativi. Ok, note di caccia. Finalmente vediamo se è sbloccata la voce dei vostri piccoli. I Zucchi, guardate ragazzi, i disegni dei mostri in questo gioco sono bellissimi. Sembrano, richiamano i disegni dell'antica pittura giapponese, se ci pensate. Wyvern Rampage è onnivoro dalla caratteristica coda falce. La utilizza per attaccare, ma anche per arrampicarsi sugli alberi e tagliare la frutta. La maggior parte dei Zucchi fa parte di un gregge guidato da un grande Zucchi, i cui due migliori combattenti vengono scelti da Capobranco per aiutarlo nella caccia. Quindi questi sono gli ennesimi velociraptor tipo guidati da un gran. Poi, spiga uccello giallo, nella fauna endemica, piccolo uccello che risplende della luce gialla. Il bagliore deriva dal polline che si accumula sul corpo quando si nutre del nettare e lo fa apparire come uno spirito umano. Da qui il nome spiga uccello, il polline profuma di fioretti, floretti e cacciatori aumentando la resistenza. Ok. Vedi da me con le ferite di ricavare materiale. Sì, ho fatto. Proprio come mi aspettavo dalla mia migliore allieva. Che caccia incredibile! Se pensi ci sia qualcosa da migliorare, non preoccuparti, il fondo è appena iniziato. Torniamo all'accampamento, ci siamo notati un bel po'. Ma non preoccuparti, uso il trasferimento rapido e sarà l'accampamento in un lampo. Io mi avvio, ci vediamo lì. Ah, sì, è vero. Ah, con me non apro la mappa. No, con me non apro la mappa un cazzo. Ah, devo tenere premuto, ok. E con la ritorno velocemente all'accampamento. In giro per la mappa, ragazzi, possiamo anche trovare i posti per gli accampamenti secondari. Tuttavia, ogni volta che tuttavia, i vari potenziamenti, tipo la cassa oggetti e robe del genere, ci sono solamente l'accampamento principale. Quindi, per dire, gli accampamenti secondari servono solo per spostarsi più velocemente nella mappa e impedire al mostro di andarsene via prima. Se il mostro è in fondo alla mappa, allora che arrivi sul posto, fa in tempo lui ad andarsene, a stufarsi e andare da un'altra parte. Invece con gli accampamenti secondari puoi arrivare sul posto prima, insomma. E ti permette di correre, di perdere meno tempo. Congratulazioni, completata la missione dell'esperimento base. Sono curioso di mandarti sul campo in qualità di vera cacciatrice. Hai imparato molto. Ricorda, Fuga l'anziano e io ci aspettiamo molto da te. Se vuoi rivedere le regole fondamentali dell'esperimento, devi solo accettare questa missione di Inoa. Sarà un piacere farti di nuovo da guida. E abbiamo finito. Incredibile. Ragazzi, quindi, dopo aver completato questa missione dell'esperimento, direi che il video di oggi si possa concludere qui. Non pensavo che sarebbero arrivati così tanto questi primi due episodi di Monster Hunter Rise. Da partire dal prossimo episodio vedremo di completare le prime missioni chiave che ci servono per raggiungere la prossima missione urgente. Nel frattempo vedremo di conoscere i nuovi mostri di questa generazione di Monster Hunter, perché tra i mostri vecchi, perché ci sono i mostri vecchi, naturalmente ci sono anche dei mostri nuovi, tipo questi Zucchi che abbiamo appena visto. Ed ho tutto l'amuleto Kamura. Vediamo un po' se ci sarà. E senz'altro adesso ci sarà un'altra cutscene, ma per il momento. Ma questa schermata di caricamento comunque è meravigliosa. Rappresenta la furia, la famosa furia di cui ci parlano da inizio gioco e su cui si baserà l'intera modalità storia del gioco, però. Però va bene, è bellissima graficamente, è bellissima a livello di stile artistico è. E
eccezionale. Comunque, dopo questa cutscene, fermiamo l'episodio perché sono stanca morta. Bene, Giada, a quanto pare la missione del sushi è stato un gioco da ragazzi. Sapevo che non avresti deluso. Oggi hai imparato la vera essenza della caccia. Ovunque andrai, porrò sempre quegli insegnamenti con te. Il Rho dovrebbe avere delle missioni e una stella per te. Beh, vai e buona caccia. Oh, quindi ragazzi, il video di oggi. Oddio, qui c'è Amun che ci deve dire qualcosa. Ok, leggiamo cosa deve dirci e poi fermiamo veramente. Se non prendi seriamente la tua protezione, non durerai a lungo sul campo. E puoi immaginare perché. Puoi migliorare la tua armatura qui alla forgia. Assicurati di portare con te le armature necessarie. Ecco te con quello per iniziare, come regalo di benvenuto. Usale per potenziare il tuo equipaggiamento. Ok, bene, ragazzi, penso che l'equipaggiamento nuovo vedrò di vederlo. E ti devo parlare. Cosa devi dire qua? Che piacere vederti già da guerra la vita della cacciatrice. Ho un incarico da affidarti tra i tuoi normali compiti della cacciatrice di mostri, si intende. Se un abitante del villaggio ti sembra dei guai, tendi bene le orecchie e se puoi aiutare, tendi anche la mano. So che non te l'aspettavi, ma non preoccuparti, ho solo un piccolo incarico per te per farti fare pratica. Dovresti portarmi una cosa, pensi di poterlo fare? Torna quando sei pronta. Queste sono le richieste, che praticamente consistono nello consegnare oggetti o uccidere dei mostri, dipende. Ah, Giove, già completata la mia missione, ti ringrazio. Che profumino, buah! Era da consegnare una bistecca, a quanto pare ce l'avevo già. Ora che mi hai aiutato, ho un altro piccolo favore da chiederti. Come ben sai, tutti cercano di fare qualcosa per Kamura. A volte hanno bisogno di una mano armata, capisci che intendo? Cerca di aiutare gli abitanti di Kamura ogni volta che ne hai occasione, dopo tutto, lui ne fa la forza. Grazie per il regalo delle 10 pozioni. E dopo questa, ci picchi tanto con il letto, sono proprio una favola. Ok, dopo questa direi che possiamo concludere l'episodio qui. Sono stanca morta. È da quasi 3 ore che registro perché non ho registrato solo questi episodi oggi, ma ho registrato anche gli ultimi episodi dell'ultima serie che avete visto che è finita la settimana fa. Ma va bene, la prossima volta vedremo di completare le missioni chiave che ci serviranno per arrivare alle missioni di secondo grado. E qui le cacce non durano tantissimo come duravano in Monster Hunter World. E quindi poi già che so bene i comandi, in teoria non avremo problemi a fare magari più missioni di episodio. Ecco, ragazzi, una cosa di questo gameplay di Monster Hunter Rise. Rispetto a Monster Hunter World, ogni episodio durerà 30 minuti, come succede con le altre serie, e chi se ne frega se una missione, un episodio non corrisponderà a una sola missione. Vedrò di mettere a partire dal prossimo episodio nella descrizione le missioni che facciamo in quell'episodio lì, perché per la maggior parte dei casi le missioni che mostrano i ragazzi dureranno 10, massimo 20 minuti. Perciò tanto vale che facciamo tipo almeno 2 episodi, così andiamo avanti veloce. Quindi ragazzi, per oggi che si possa concludere qui, sono stanca morta, ripeto, se video sono piaciuto mi raccomando lasciate un like, guardate gli iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire i video. A partire da domani inizieremo la vera avventura di Monster Hunter Rise e noi ci vediamo alla prossima! Avrei dovuto pensare, non avevo pensato veramente al fatto che l'inizio del gioco sarebbe stato così lento, non ci ho pensato veramente.